alle grandi città che ho visitato nel corso della mia vita: New York, Bangkok, San Paolo, Rio, Chicago, Hong Kong, Buenos Aires, Londra, Oslo, Parigi, Madrid, Dakar, il Cairo, Teheran, Calcutta, e agli innumerevoli centri abitati, piccoli villaggi, dove mi sono recato a motivo del Vangelo. Posso dire che nei miei viaggi non sono mai stato attratto da motivi turistici, ma spinto solo dall'ansia dell'apostolato e del mistero della Chiesa. In ogni città ho pregato coi fratelli di fede, con coloro che, come me, tentano di vivere il Vangelo alla sequela del Cristo. È stato questo un grande dono di Dio che mi ha aiutato facendo navigare la barchetta della mia vita su un vero fiume gonfio di amicizie e nutrito la mia speranza nel calore delle assemblee liturgiche. Quanti colloqui di giorno e di notte sul tema preferito di Dio e della Chiesa. Pensando ai miei fratelli sparsi per il mondo, capisco cosa significa la paternità nello spirito e provo sovente la sofferenza della distanza. Cari compagni di fede, vi immagino di ritorno dal lavoro sul metrò o a piedi fra la folla. Vi immagino seduti a tavolino nella vostra camera mentre fuori si accendono le luci della notte e vi riposate dalle fatiche del giorno. Mi fa bene pensarmi unito a voi, ideale famiglia che la Bibbia chiama popolo di Dio e che sparsi nel mondo intero condividete con me la stessa fede e vi appellate alla stessa speranza. Voi siete i testimoni dell'invisibile, i credenti nel Dio unico, gli adoratori dello Spirito, i partigiani del Regno dei Cieli, coloro che attendono nel deserto della città il ritorno del Cristo, sussurrando come i primi cristiani: Maranatà, vieni, Signore Gesù. Sì, i cristiani vegliano pregando. La loro casa è un ideale convento moderno. Essi si battono con coraggio contro il pericolo denunciato da Luca per gli ultimi tempi. Quando tornerà il Figlio dell'uomo, troverà ancora la fede su questa terra? Non è uno scherzo. Ed essi lo sentono nella loro carne. È la battaglia più aspra della vita. La città, come caos indescrivibile, pone una domanda continua alla piccolezza della loro fede: dove sei, mio Dio? Il disordine, la violenza, la caduta delle tradizioni antiche premono contro la porta di casa e urlano alle loro orecchie: dov'è il tuo Dio? Oh, non venir meno, anima mia, e non agitarti in me. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. La fede oggi è difficile. È un indiscusso segno dei nostri tempi. La caduta delle culture l'hanno resa nuda, il trapasso di civiltà l'ha fatta dolorosa. Direi che oggi Dio lo scopriamo più facilmente nel suo negativo. Normalmente non udiamo la sua melodia quando sussurra, ma rabbrividiamo quando tace. È tempo di apocalisse e raramente, come oggi, il libro di Giovanni è un buon testo con cui pregare. Dice il Signore: io sono l'Alfa e l'Omega,
il principio e la fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. E a chi è spaventato della solitudine, ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E a chi soffre e trema, tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ma dove l'Apocalisse può davvero essere il testo più illuminante per i giorni che viviamo? È nell'atteggiamento di attesa del Dio che viene, del Cristo che torna. Maranatà, pregava la comunità di San Giovanni a Efeso. Vieni, Signore Gesù, vieni. I cristiani del nostro immediato passato potevano avere qualche angolino tranquillo ove posare lo sguardo e nutrire ottimismo. Una chiesa organizzata e trionfante, un numero discreto di fedeli, una civiltà che appariva cristiana, famiglie pie, ordinate. Ma oggi? No. Con l'affievolirsi della credenza nella chiesa numero, sostituita dalla chiesa segno, le cose sono cambiate e qualcuno non capisce più e soffre. Per chi guarda la realtà, oggi, senza spirito profetico, l'ottimismo è veramente morto. Ma lo sapete voi che dove muore l'ottimismo umano, nasce la speranza cristiana? L'ottimismo è fiducia negli uomini, nelle possibilità umane. La speranza è la fiducia in Dio e nella sua onnipotenza. Tempo di Apocalisse, quindi, cioè tempo in cui il credente guarda il cielo prima di guardare la terra, cerca i segni dell'avvento di Dio più che l'agitarsi dei popoli, conta sulla fedeltà di Dio più che sulla capacità o furbizia degli uomini. E anche quando agisce, il suo spirito è saturo della fede in questa parola, Maranatà. Vieni, Signore Gesù. E stasera voglio venire anch'io vicino a te, fratello o sorella. Sai perché? Per testimoniarti nello Spirito Santo che Dio è il vivente. Questo è il compito della comunità cristiana, testimoniarci l'un l'altro il nostro credere. E io te lo testimonio, credo. Tu non vedi Dio nelle cose e Lui è nelle cose. Tu non lo vedi nella storia e Lui è nella storia. Tu non lo vedi nella tua camera e Lui è nella tua camera. È lì dove sei ora e ti guarda e vuole comunicare con te dall'abisso del suo essere. Ed è la tua fede che te lo rende presente. Dio, il vero Dio, è il Dio della nostra fede. Non ce n'è altri fuori di Lui. È con Lui che siamo in relazione. È Lui che scopriamo nel profondo delle cose. A volte abbiamo perfino l'impressione che sia un Dio inventato da noi, creato dalla nostra sete di Lui. Tanto è grande la nostra libertà e tanto importante la nostra fatica a credere, ma sì, neppur certo, è il solo Dio che si rivela all'uomo. L'unica strada che Lui percorre per venire a noi e rivelarsi è quella stessa che noi percorriamo per cercarlo. Noi lo troviamo nella misura in cui crediamo, né più né meno. E credilo, non c'è niente da fare per cambiare le cose. Quante volte ho pensato,
se potevano esistere altri modi più facili, più visibili, più credibili. Non ne ho trovati. Non esistono. Dio ha stabilito che il colloquio con Lui avvenga nella fede, che la crescita in Lui si faccia nella speranza e che la rivelazione di Lui la si sperimenti nella carità. E questo fino alla fine, cioè fino all'ultimo giorno, il giorno in cui risorgeremo dai morti. È per fede che Abramo credette alla voce che gli diceva: esci dalla tua terra. È per fede che Mosè lesse nel roveto ardente la presenza di Dio. È per fede che Giuseppe accettò di considerare il sogno come volontà di Dio a prendere Maria per sua sposa. La parola di Dio veste la fede di immagini, di voci, di angeli, di tuoni, cioè di un linguaggio adatto alla nostra debolezza. Ma rimane il vero problema: tra noi e Lui, finché siamo su questa terra, l'incontro è un incontro di fede. Vorrei che ti convincessi: la fede oscura è lo spazio della tua libertà. È in questo spazio che dobbiamo maturarci e maturarci all'amore gratuito. Pascal direbbe: fare come se. Sì, come se fosse lì e tu lo vedessi, ma non vedendolo con gli occhi della carne sei libero. Le cose che fai valgono per quel che valgono, senza inganni, senza condizionamenti. Sì, solo nella fede tu sei veramente libero e le tue azioni contano al suo cospetto, perché dettate solo dall'amore e non dalla paura della sua presenza. Ricorda che non siamo ancora maturi come figli, ma siamo ancora schiavi della sua potenza e della sua grandezza. La maturità l'avrai quando non porrai più la domanda, che in fondo è un piccolo aiuto da bambini immaturi. Non c'è bisogno di fare le cose come se Dio fosse presente a guardarti. Le devi fare perché devono essere fatte. Perché il tuo sì che hai maturato è lo stesso sì di Dio. Perché la verità di cui sono rivestite è la stessa verità di Dio, e l'amore che ti richiede per farle è lo stesso amore di Dio. Le devi fare come le farebbe Dio. E facendole come le farebbe Lui, entri nella piena maturità di figlio suo. Cristo sulla croce fece così, e denunciando con il suo doloroso: Padre mio, perché mi hai abbandonato? Testimonia agli uomini la vera libertà di cui Dio li ha rivestiti, l'infinita fiducia che il Padre ha per loro, la totale mancanza di condizionamenti nel maturare in loro l'estremo dono di se stessi all'assoluto, e si offre alla sua presenza assente: perché mi hai abbandonato? Quale valore straordinario acquista l'azione dell'uomo? Che dignità riveste questo atteggiamento radicale? Sì, possiamo dirlo: se Dio è grande nella sua essenza, l'uomo è grande quando si avvicina a Lui, quando fa le cose che fa Lui come libera scelta. Quale valore acquista il martirio? E una pur piccola azione compiuta in questa solitudine dell'uomo? L'assenza di Dio sul Calvario dell'uomo permette all'uomo di offrirsi totalmente nella libertà dell'amore. Se la notte buia fosse addolcita da una qualsiasi presenza sensibile, il martirio non sarebbe più martirio e le debolezze dell'uomo diverrebbero servilismo o paura.
Hai capito, fratello, perché Dio è morto nella tua fede oscura? Perché Lui non si fa sentire al tuo richiamo proprio come se fosse morto? Per permettere anche a te di morire d'amore come Gesù nella sua terribile solitudine. È così, deve essere così. Se tu cercassi la presenza di Dio nella sensibilità, nella fantasia, nel ragionamento, ne avresti solo un piccolissimo aiuto, aiuto che ti verrebbe meno al primo colpo di vento. Cercando invece la sua presenza nella fede, essa ti sosterrà nel vuoto. Bramando di toccare Dio nella speranza, ti sentirai sospinto nell'abisso della sua luce. Vivendo la sua carità, conoscerai Dio nella contemplazione che Lui stesso ti darà. Saprai cos'è la vertigine di Dio. Vedrai i cieli aperti. Ora, per finire, vorrei dirti ancora una cosa molto importante sul modo di rendere visibile la presenza di Dio nella nostra vita. Peccato che l'ho scoperto troppo tardi. Io ho fatto come colui che cerca il tesoro percorrendo mari e monti per trovarlo. Poi, stanco, ritorna a casa e scopre con sorpresa che il tesoro era proprio in casa. Ecco, Dio è in casa. Nella mia casa, nella tua casa, nella casa di Madre Teresa di Calcutta, nella casa di Luther King, nella casa dell'Abbé Schultz, nella casa dei Folarò. Essendo un Dio nascosto, nessuno lo vede, però tutti lo cercano, perché in tutti c'è un gran desiderio di vederlo. È troppo interessante la faccenda. Ma mentre io mi metto a pensare e tu a studiare sul modo migliore di scoprire Dio, di vedere Dio, Madre Teresa esce sulla strada e vede un moribondo che muore senza aiuto. Non ragiona su Dio, non fa piani quinquennali o teorie sull'uomo. Solleva il moribondo, si fa aiutare per portarlo a casa, gli dà un bicchiere d'acqua, lo pettina, gli asciuga il sudore della morte e pensa fra sé con dolcezza: voglio che muoia sentendo vicino una mano amica. Il programma non è per nulla ambizioso, nessuna rivoluzione nel suo gesto, ma solo un fatto vero d'amore. Fratelli, davanti a Madre Teresa il mondo si arrestò per un momento. Vide Dio passare sulla strada di Calcutta. E che fece Luther King? Si guardò attorno e amò appassionatamente i suoi fratelli, disprezzati per il colore della pelle, e offrì il suo petto a una scarica di pallottole. Il mondo si accorse che Dio era là nel gesto di quel martire. E che fece l'Abbé Schultz? Diede uno sguardo fuori del suo piccolo convento di Monaco e vide molti giovani che cercavano di comunicare, di credere, di sperare. Li amò ed essi capirono, e noi vedemmo l'epopea di Tesè. Dio si rivelò a Tesè. Potete continuare. Dio si rivela là dove c'è chi rispetta la vita, vuole la luce, cerca di amare. Tutte le volte che tu dilati la vita, fai la verità, ami, Dio scaturisce dalla tua azione. È come se tu creassi il tuo Dio. È per questo che dicevo che Dio è dentro le cose, dentro gli avvenimenti, dentro il tuo gesto d'amore. Facendo le cose come le farebbe Gesù, come le farebbe Dio, tu liberi Dio dai veli dell'invisibile e lo rendi visibile sul cammino degli uomini. La fede è un fatto, non una serie di chiacchiere. La speranza è un gesto di luce, non un pio sentimento. La carità è un avvenimento, non una preghierina devota.